Ciao ragazzi ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Allora, oggi sono vestito un po' così campagnolo perché, non lo so, l'ho trovata nell'armadio, me la sono messa, fatto così. Vi voglio parlare di un nuovissimo episodio di Storytime incredibile, perché voi mi dite sempre: ma perché fai sempre solo le reaction? Noi vogliamo gli story time! Oh ragazzi, e ve l'ho lasciato l'altra settimana lo story time, non siete andato a vederlo, e quindi ve lo lascio qua nel pallino bianco di ID informazioni, così prima andate a vedere quello, poi tornate qui, oppure prima guardate quello e dopo andate a vedere l'altro, così non scassa du cazzo per le reaction. Allora, per richiamare la vostra attenzione, perché siete un po' sbadati ultimamente, vi voglio raccontare di un mio ultimo, uno degli ultimi appuntamenti amorosi, ovviamente finiti male, perché se no non sarei io mai una gioia in persona. Ma questo appuntamento ve lo devo raccontare, ho detto no vabbè, lo devo fare subito su YouTube, perché ha dell'incredibile. Cioè, una serie TV o un film al cinema, tutta questa immaginazione non esiste, perché io quando mi sono ritrovato lì in questa situazione ho fatto no, è impossibile, sto sognando, e invece è tutto vero ragazzi. Quindi mettetevi comodi, prendete popcorn, patatine, estate, quello che vi pare, M&M's, cioccolata, Pandori, se siete a dieta fate una corsetta sul tapirulan, mentre ascoltate adesso il mio racconto. Allora, qualche settimana fa, diciamo anche mese può darsi, tipo inizio gennaio, dopo la montagna insomma, dopo che sono stato in montagna in Trentino, sono uscito con un ragazzo, perché aspetta, questo ragazzo praticamente era qualche giorno che scassavo cazzo, faceva dai, ma vediamoci, ma perché non mi va a vedere, ma vediamo. Io ero un po' così titubante, perché da quando mi aveva aggiunto su Facebook, io aggiungo le persone su Facebook, solo maschi ovviamente, no sto scherzando, però prima di aggiungere guardo un po' quante amicizie abbiamo in comune, se magari ti posso conoscere già, se magari sei anche un bel manzo, perché comunque ragazzi anche l'occhio vuole la sua parte, no? Io nella mia bacheca ci voglio manzi anche, oltre a tutto quanto. Fatto sta che ho detto vabbè dai, quello lì non so com'è possibile, perché non era tanto manzo, ho detto vabbè dai accettiamolo, però era finita lì. Fatto sta che inizia a mandare messaggi su Messenger: ciao come va, tutto bene, chi sei, ma come chi sei, mai aggiunto te, vabbè comunque va bene, insomma così. Era una conversazione un po' come si fa sempre, così tanto per conoscerci. Non ero intenzionato ad uscirci perché non mi creava quell'appeal di dire mamma mia sì dai voglio provare ad andarci a prendere un caffè insieme. Fatto sta che dopo qualche giorno inizia a fare le richieste: usciamo insieme, ma perché non andiamo a prendere un caffè insieme, ma perché non andiamo a fare una bevuta insieme, ma perché non ti vuoi far vedere, ma perché non ci vediamo, ma perché. Alla fine ho detto sapete cosa, mi ha preso la serata un po' così, che mi girava un po' con gli omberi per altri motivi, e alla fine ho detto vabbè, io tanto devo venire nella città in cui abiti, perché sono a cena fuori con degli amici. Fatto, se riesco a liberarmi comunque ci possiamo vedere, andiamo in un pub da qualche parte, si fa una bevuta, così si chiacchiera. Ovviamente io quando faccio video l'orologio. Comunque scusate, dove ero rimasto? Oh, e si fa così. Va bene, no, va benissimo, ma dove ci si trova? Aspetta, intanto fammi andare a cena, non so verso a che ora posso finire questa cena, non ti voglio far aspettare. Già lì era nata una specie di colluttazione, perché mi aveva già fatto giracoglione, perché è lì, ma allora, ma io mi dovrò organizzare. Ho fatto appunto, io ti dico che sono a cena fuori. Se faccio presto, se faccio un orario tipo 10:30, 11, so così, ci possiamo vedere, però non voglio che tu mi stia ad aspettare tutta la sera e poi magari faccio tardi, ti do pacco all'ultimo e te nel frattempo sei rimasta a casa. Te fatti le tue cose che io poi nel caso mi faccio sentire. E allora mi risponde: no, ma allora se non vuoi uscire con me, dillo subito, ma che vuol dire tutte queste robe. Fatto, senti, va bene, guarda, ma già rotto coglioni. Stai a casa tua, io sto a casa mia. Fatto sta che poi così c'è stato un disguido, così ho fatto vabbè dai, ci facciamo scappare questa occasione, magari è l'uomo della mia vita,
l'avessi mai detto. Vabbè, fatto sta che io questa cena la faccio tranquillamente, alle 10:30 la finisco, gli mando un messaggio, fatto guarda, io ho terminato questa cena, se sei a casa o se sei a giro così ci possiamo incontrare. Va benissimo, dove ci troviamo? Ti vengo a prendere io, in che ristorante sei? Fatto, no, no, sta fermo. Troviamoci in un parcheggio lì vicino ad un pub in cui saremmo poi andati e poi ci si trova lì. Va bene, va bene, va bene. E insomma, io non sapevo che di qui a un'ora neanche la mia faccia rimaneva così. Insomma, mai mi potevo immaginare che di qui a un'ora potesse rimanere in questo modo così. Ma davvero te? Allora, ci incontriamo in questo parcheggio. Ovviamente su Facebook le foto te l'ho viste un pochino, non era tutta questa bellezza, però comunque come voi ben sapete i miei fidanzati non sono mai stati belli, perché io non sono attratto dalle persone bellissime, a parte ultimamente. Però ho detto vabbè, da tanto era bevuta così, no? Così, ho fatto ma sarà alto. Le foto su Facebook dicono tanto e ora ho capito l'ennesimo segreto. Se una persona si fa sempre foto da sole, da solo, senza nessun altro accanto, significa che è basso e vuole nascondere la sua bassezza. Perché io la prima cosa che guardo nelle foto è per vedere se una persona è alta o bassa. Perché io 1,87 m, scusate, ma mi viene un po' male uscire con uno che è alto 1,60 m, capite? Senza nulla togliere, però ognuno ha i propri gusti. Come delle persone a me mi hanno detto: io con te non esco perché sei troppo femmina, io non me la prendo a male, io non esco con le persone basse, insomma, questa roba qui. Fatto sta che questo qui aveva foto, sì, da solo o magari con gli amici, però quando era con gli amici era sempre a sedere. Ho fatto, boh, vabbè, l'altezza è un po' un punto interrogativo, però boia, non mi può andare malissimo, quanto mai potrai essere basso? Insomma, mi scende dalla macchina. Secondo voi dove mi arrivava, ragazze e ragazzi? Dove mi arrivava? Qua. Dai, è una cosa impossibile. È una cosa impossibile. Mi arrivava qua. Qua. Dove finisce il coso di Jurassic Park? Allora, già lì ho detto, no, vabbè. Ok, meno male che abbiamo scelto un pub dove di solito c'è poche persone, quindi e almeno siamo a sedere. Però ho detto vabbè, dai, non posso fare lo stronzo e dirgli guarda, mi dispiace, ti devo guardare così, sembri mio figlio, evitiamo. Ho detto vabbè, ormai facciamo una bevuta, chi se ne frega, no. Si entra in questo pub, ciao ciao, no, così, ok, nome di qua, allora si è divertito alla cena, sì 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 sì. Si arriva in questo pub, ci si mette a sedere, si prende il menù, dopo 5 minuti ordiniamo. Fatto, arriva la cameriera, insomma, allora volete ordinare? E lui subito prende la parola e fa, sì sì, io vorrei una gazzosa. E io sono rimasto così. Scusami. Innanzitutto, cos'è la gazzosa? Non sentivo dire gazzosa dagli anni 90, praticamente. Ma poi, ma vieni in un pub e prendi una gazzosa? Non lo so nemmeno dire gazzosa, ma che cos'è? Beh, è tipo l'acqua quella brillantinosa, quella, boh, ma dai, ma che schifo. Allorché io ho detto, boh, lì, ma mi ha messo anche un po' un'ansia, un'agitazione, perché ho detto, allora, se io prendo un super alcolico, poi questo con la gazzosa, poi magari dice, mamma, guarda, che ubriacone. Però se prendo anch'io tipo una Coca-Cola, la cameriera penserà, ma guarda questi che sfigati, capito? Poi ho detto, vabbè, sai cosa, ma chi se ne frega di quello che pensa la gente, io devo ritornare a casa, devo guidare 40 minuti, ho già bevuto a cena, ho detto, vabbè, io voglio una Coca-Cola zero. Quindi immaginatevi voi in un pub che, tra l'altro, è una birreria, tutti con la birra in mano, io e questo tizio che a malapena arrivava al tavolo con una gazzosa e una Coca-Cola zero. Ve lo siete immaginati? Ve lo siete immaginati? È una cosa assurda, bellissima, adoro. Insomma, vabbè, lasciamo il fatto di questa scelta gazzoniana, gazzosiana, www mi piaci tu, every day, every night, in the middle of the night. Insomma, che cazzo ho detto? Insomma, arriva, si stava parlando del più del meno di quello che faceva lui di lavoro, di cosa ci facevo io perché avevo degli amici nella sua città. A un certo punto gli squilla al telefono. Gli squilla al telefono un numero che lui non conosceva.
E fa, guarda, scusami, ma prova a rispondere perché è un numero che non conosco. Risponde, fa pronto, così. Ah, dal momento in cui dice pronto, al momento in cui dice no, ma non sono io, che passano tipo 10 secondi, il suo viso cambia da così a così. Allorché io ho fatto, boh, ma sarà una scusa come faccio di solito io che mando un messaggio a un mio amico, alla mia amica e dico, guarda, io sto uscendo con questo, se vedi che ti mando un messaggio, chiamami a tot ora perché così mi liberi. Fatto sarà così, farà finta che qualcuno si sia sentito male, quindi dovrà andare via, fatto meno male, almeno mi libera. Fatto sta che mi fa, guarda, devo uscire un attimo, salsa e va via, va fuori. 10 minuti. Un quarto d'ora, io lì da solo, così come un'idiota, con questa Coca-Cola zero davanti alla gazzosa. E questo qui che è sparito, ha fatto la va a vedere che è scappato. E per farmi pagare la gazzosa, poverino, poi quanto starà a mano la gazzosa? 5 euro, 4 euro, 3 euro, dipende dal pub. Ho fatto, ma che fila avrà fatto? Insomma, dopo un po' che ero lì e mandavo messaggi ai miei amici, guardate, è successo questo, questo e questo, è sparito. Beh, faccio, vabbè, faccio per alzarmi, per andare fuori, per vedere che fine avesse fatto, rientra con un viso sconvolto, bianco come la mia maglia, e gli fa, ma scusa, ma è successo qualcosa? E fa, no, guarda, non lo so, è che mi ha chiamato questo numero, è una signora che mi diceva, io ti denuncio perché te mi continui a stalkerizzare, mi mandi sempre messaggi, mi sei sotto casa, mi vieni a vedere ovunque io vada, insomma, sì, io mi sono preoccupato. E ho detto, guarda, bellino, sarà uno scherzo, sarà qualcuno che ti ha fatto uno scherzo, ma sei sicuro che non era una voce registrata? Perché l'hanno fatta anche a me tempo addietro, ma si riconosce. Ora, io in quel momento che gli ho detto questa cosa, mi sono immaginato lui che sta parlando da 10 minuti con una voce registrata. E quindi mi è venuto anche da ridere. E lui qui che faceva tutto, era impaurito veramente, faceva no, ma no, ma no, non era registrata la voce. Questa signora diceva che mi andava a denunciare. Oh, io non so come fare, ma secondo te, ma oddio, ma mi denuncerà davvero, andrò in galera. Il mio viso da così. Ma che cazzo dici? Da così. Capito? Ma davvero? Sei serio? O mi stai prendendo per il culo? Ho anche pensato che lo facesse apposta perché magari non gli garbavo e allora voleva passarci da psicopatico così che io gli dicessi guarda, ciao. Ma l'ho pensate di tutte. Insomma, sta lì che si parla di questa cosa da 10 minuti, gli risuona il telefono e riè questa Wii. Lui va fuori, sconvolto, e io risto un altro 10 minuti lì da solo così. Così. Allora ho detto no, vabbè, qui. Sono rimasto lì ancora ad aspettare perché volevo vedere quanto tempo ci metteva e perché volevo poi venire a casa e fare il video, ovviamente. E, insomma, ritorna, sempre più sconvolto, e mi fa: no, mamma, è sempre quella signora, sa come mi chiamo e tutto. Oddio, mi vuole andare a denunciare dai carabinieri? Senti, ma ti posso chiedere un favore? E io ho detto subito: io non chiamo nessuno, non voglio fare figure di merda, non ci voglio rientrare. Sono i tuoi amici. Chiama i tuoi amici, digli: guarda, smettetela di far rompere il cazzo così perché sono un appuntamento. Digli così. No, 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 ti voglio chiedere un favore, ma se noi paghiamo e usciamo da questo pub e mi accompagni in questura? Io ho fatto no, scusa, ma sei serio? Ma sta dicendo la verità? Ma sul serio? Ma e cosa ci vai a fare in questura? Vado a chiedere se è possibile sapere chi è questo numero che mi chiama, chi è questa signora, e gli vado a dire ai carabinieri che questa signora mi vuole denunciare, ma io non c'entro nulla perché io veramente ho paura di questa cosa. Se poi mi succede qualcosa, oh mio Dio! Io ero sempre più incredulo. Normalmente a una cosa del genere uno dice ma vaffanculo, prende e va via. Fatto sta che ormai ero dentro questa serie TV perché non sembrava che la stessi vivendo io, sembrava un racconto, sembrava una serie TV appunto appuntata. Ho detto no, vabbè, lo devo accompagnare. Allora ho detto ah, no, vabbè, t'accompagno, però io non so dov'è qui la questura. Ho fatto no, no, tanto è anche qui vicino a questo pub, ci si può andare anche a piedi. Va bene, insomma, si paga la nostra roba, ovviamente ognuno paga il suo. E si esce da questo ristorante, ma lui mentre camminava per la strada era veramente nervoso, nel senso guardava in terra, non, boh, non parlava. E io allora che mi vado lì e faccio scusa, ma
dal momento che te vai in questura e gli suoni il campanello allora, carabinieri, cosa gli dici? No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare te perché mi sembri un po' psycho, però sai com'è? Io ho fatto, io comunque nel caso non entro, perché io le figure di merda non ne voglio fare. Insomma, si arriva in questa questura, si suona il campanello, come è solito fare, no? Perché tutti al primo appuntamento vanno a suonare il campanello in questura. E c'è una voce, fa, pronto? Sì, pronto. Sì, carabinieri, ci dica. Lui, bellissimo. Sì, scusate. Allora, guardate, allora io ho un problema perché praticamente mi sta continuando a chiamare un numero ed è una signora che dice che mi vuole denunciare perché io la stalkerizzo, ma io questa signora non so nemmeno chi è, non la conosco, non l'ho mai vista, non so. E quindi vorrei sapere se fosse possibile rintracciare il numero e sapere il nome di questa persona così che da denunciarla a mia volta. Io mi aspettavo una risata rigorosa al di là del campanello. Il carabiniere è zitto. E ma dopo sarà morto anche lui, come per dire, ma tutti i coglioni a me. Pronto, ma ci siete? Ci siete? Io ho veramente paura. Aiutatemi. Io ero lì che non sapevo se ride, se piange, se sotterrarmi. Speravo che la telecamera dei carabinieri non riprendesse anche me, perché ho detto no, vabbè, è una cosa assurda. Insomma, alla fine il carabinieri risponde e fa: guardi, signore, a parte che non possiamo farlo per privacy, fatto sta che quando l'ha chiamata questo numero, mi ha chiamato ora, 5 minuti fa, ma per 2 volte, ma prima è già successa questa cosa? No, è successa ora. Il carabiniere molto intelligentemente ha detto: guardi, molto probabilmente è uno scherzo dei suoi amici, quindi no, non si deve preoccupare. Ora non possiamo fare tanto perché è così. Se magari ci verrà davvero la denuncia da parte di questa signora, poi comunque lo richiamo, cioè ci faremo sentire noi. Allora che lui questo è impazzito. No, ma io non posso, non mi deve denunciare perché io non c'entro niente, io non la conosco, io non ho fatto niente. Io ero a un pub ad un appuntamento. Io sì, vabbè, digli tutta la tua vita, metti caso, mi hanno visto, ma associala a te, o via, dai. Ero lì, no, ma io non lo conosco, non possono essere i miei amici perché lei sapeva anche il mio nome. Cosa significa? Proprio perché sapeva il tuo nome, potevano essere dei tuoi amici. Vabbè, il carabiniere non sapeva più che fa. E fa: guardi, signore, stia calmo. Noi non possiamo fare niente. Lei adesso vada a casa, si riposa, ci fa passare la notte. E se durante questa notte la continua a chiamare, poi ritorna e allora procederemo in qualche modo. Però, se consiglio per il futuro, se un numero che lei non conosce continua a dargli fastidio, basta bloccarlo. No, ma io l'ho bloccato. E ha fatto: no, non è vero, l'ha bloccato. Però io ho paura perché non lo posso bloccare, perché se poi continua a chiamarmi così almeno so se mi denuncia. Io, mamma mia, io voglio morire, voglio morire. Alla fin fine, dopo mezz'ora che sarà lì al campanello con questi carabinieri poverini, pace all'anima loro, io spero che abbiano per questo mese uno stipendio super straordinario per aver sopportato una cosa del genere. Il carabiniere gli dice: guardi, signore, lei può fare solo due cose: uno, blocchi il numero; due, vada a casa perché tanto noi non possiamo fare nulla. Allorché io lì mi sono incazzato, ho detto: ha visto, te l'hanno detto anche loro che non ci può fare nulla, basta, karmati, andiamo via. Insomma, da lì non si sa come mai, fa: va bene, allora grazie mille, guarderò cosa fare. Arriva lì e io gli dico: vabbè, guarda, mi dispiace per come è andata la serata. In realtà io dentro stavo ridendo veramente tanto perché stavo pensando al momento in cui lo avrei raccontato qui a voi e quindi stavo ridendo e godevo tantissimo. E ho fatto: guarda, però adesso io vado alla macchina, si è fatto tardi, grazie. Ma t'accompagno io! E ho fatto: ma no, ma non mi devi accompagnare a te, perché era nel solito parcheggio praticamente, solo che lui l'aveva parcheggiata di qua, qui c'era la questura e io ce l'avevo di qua. Ho fatto: no, non ti preoccupare, tanto sono 50 metri. E lì pensavo: no, questo mi vuole limonare duro, io non lo voglio limonare, ma mai nella vita. No, dai, dai, vieni, tanto la macchina è già qui, ti accompagno lì, almeno sai, è buio, ma sono 50 metri, tanto c'è i carabinieri lì, ormai ci conoscono, se mi succede qualcosa, ciao. Insomma, arrivo, monto in quella macchina, ho fatto: vabbè, ormai voglio vederla fin dove arriva, fin dove si spinge. Accende la macchina, fa retromarcia, avete presente le vecchie, quelle con la panda vecchia che fanno... per mettere la marcia, fa
Insomma, fa così, retromarcia, tum, picchia con la macchina parcheggiata dietro. Ragazzi, è una cosa assurda. Non sto scherzando, ve lo giuro. Io ero lì, ero... No, ho fatto, guarda, ma... È una cosa assurda, ma te stai scherzando? Mi stai rendendo anche complice di un crimine perché te adesso stai scappando. No, ma tanto non sei fatta nulla, dai, è stato un picchio, è stato un picchio. Io vi farei vedere come stava. Qui c'era il coso, il manubrio, il volante, come cazzo si chiama. Così, era così. Anzi, così, perché non ci arrivava. Ora va bene tutto, però... Dai, vabbè, vabbè, ma io ero lì, ormai l'avevo presa con filosofia, ho fatto, oh, vabbè, bellissima, adoro, sei l'uomo della mia vita, sposami. Arriva alla mia macchina, quindi 50 metri, nel frattempo non ha preso nessun'altra macchina, quindi lì era già un record. E io prendo le chiavi, faccio, vabbè, dai, grazie, allora poi ci sentiamo. E lui mi fa, dai, allora fammi sapere quando arrivi a casa. E si stava per avvicinare, però gli ho fatto, no, va bene, grazie, tu. Ho preso lo sportello, l'ho aperto, sono andato via. Ho preso la mia macchina, ho preso, sono andato via. Nel mentre che ero in macchina, non è finita lì, perché mi arriva il messaggio di lui. Guarda, scusami, no, per come andava la serata, però veramente ho avuto paura. Mi dispiace, di averti fatto prendere questo spavento. Io ho detto, guarda, io non mi sono spaventato perché ti ho detto la stessa cosa che ti hanno detto carabinieri. Era uno scherzo, molto probabilmente, ma... Però tranquillo, non ti preoccupare. E mi fa, ma ti vorrei rivedere anche a modo, no? Senza tutti questi intoppi. Ho fatto, guarda, parliamoci chiaro. Non è scattata la scintilla, quindi per me no. Nel senso, ok, amici amici, però ti frego la bici, insomma. Allorché lì lui si infervorisce, fa, ah, va bene, no, tranquillo, tanto anche te non sei il mio tipo, perché a me mi garbano più maschili. Però comunque volevo andare oltre questo fatto, perché una persona si conosce per tutto. E io ho detto, guarda, non importa, mi dicevo, sì, non me ne frega, perché... Sei stato rifiutato, nel senso è inutile che ora mi vuoi offendere, sei te che mi volevi rivedere, però comunque hai ragione, ho fatto pecco io di superficialità, però non mi è scattato nulla, buonanotte, va bene, buonanotte. Insomma, è finito l'incubo. Questo qui poi mi ha cancellato da Facebook, più visto, più sentito, quindi ragazze e ragazze, se vi beccate uno del genere, ve l'ho mandato io. Insomma, ragazze e ragazze, questo è uno dei miei tanti appuntamenti horror della vita, insomma. E alla fine però mi diverte molto queste cose. E fatemi sapere voi qua sotto dal mio commento se anche voi avete passato un vostro primo appuntamento in questura o in qualche altra parte un po' così. Però è stata una cosa che mi ricorderò per sempre, almeno quella, insomma. Si è fatto riconoscere, insomma. Questo gliene devo dare atto. E spero che questo story time vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettetevi mi piace a questo video, condividetelo con chi volete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!